Questi tre sono Ermanno Cuoghi, coi baffi, capo della squadra di Laura, Giulio Borsari, con gli occhiali, capo della squadra Regazzoni, e Tramonti, detto Scintilla, perché si occupa degli impianti elettrici. Sono i più anziani della squadra Ferrari. Ogni pilota ha una squadra composta da un capo meccanico e sei uomini, tre alle corse e tre a casa per preparare la trasferta successiva. Questo è l'ingegner Mauro Forghieri, responsabile tecnico della Ferrari. Ha cominciato a seguire le corse giovanissimo. Suo padre ha lavorato quasi 30 anni a Maranello. Nessuno meglio di lui ci può illustrare il carattere e il valore dei meccanici. Vorrei dire che i meccanici che lavorano sulle vetture da corsa nei vari circuiti del mondo sono di più che dei semplici meccanici. Non è che hanno solo il compito di montare o smontare dei pezzi, hanno delle responsabilità precise che riguardano una parte completa della vettura, e non solo la parte della vettura, ma anche come viene montata e preparata la vettura. Cioè, c'è molto di loro nella macchina. Noi potremmo essere anche domani dei magnifici tecnici, ma se non avessimo l'aiuto dei meccanici non potremmo mai riuscire a preparare bene una macchina per una corsa. Senti, il momento felice, le vittorie agevolano in un certo senso, no, il lavoro dei meccanici? Cioè, c'è la grossa componente dell'entusiasmo. Ma io direi senz'altro, le vittorie agevolano tutti quanti, i meccanici, noi, i piloti, però io penso che nella Ferrari, soprattutto a livello dei meccanici e dei tecnici, sia tale tanto lo spirito di attaccamento alla fabbrica che il lavorare bene, il desiderio di lavorare non sia mai venuto meno, anche quando si perdeva o quando purtroppo si tornerà a perdere. Perché è in quei momenti, diciamo, che nasce il cuore della squadra, è importante, è in quello. Quando ci sono le vittorie tutto è più facile, tutto è molto più, diciamo, lubrificato. Ma quelle che sono le notti in bianco, c'è chi le passa. A casa le passano proprio per fornire i motori freschi da montare. Dell'equipe, oltre al direttore sportivo Daniele Odetto, fa parte Tomaini, assistente tecnico, che è un po' il braccio destro di Forghieri. Poi c'è Santeghedini, un personaggio preziosissimo, quando è il caso fa anche il cronometrista, ma dalla spedizione delle macchine all'organizzazione generale, ai problemi logistici e alle molte altre esigenze, piccole e grandi, ci pensa lui, il Santo. Antonio Bellentani è il responsabile del settore pneumatici, un uomo di grande esperienza e di bell'aspetto. Inutile dire che qui in questo box si parla modenese, lo hanno insegnato tutti, a Amon, a X, allo stesso Lauda che lo ha imparato prima dell'italiano. Della squadra di Lauda, diretta da Cuoghi, fanno parte Mazzi, Dezzale e Iseppi, di quella di Regazzoni, capo Borsari, Mozzarelli, Bortolini e Walter Bellentani. Ermanno Cuoghi, 42 anni, è stato per molto tempo in Inghilterra e alla Porsche. Oggi è l'uomo di fiducia di Niki Lauda. Al box, in occasione dei Gran Premi, si lavora 10-12 ore il giorno. Un'ora e mezza per cambiare motore, mezz'ora un cambio, 30 secondi un treno di gomme. Bisogna lavorare presto e bene. Questo signore con la barba si chiama Sesto Reazzolini, lavora a Genova in una ditta di serramenta. Ogni anno spende le sue ferie per seguire le corse in Europa. Sta al box Ferrari e dà una mano. Basta che manchi un elemento di questo e si possono perdere una corsa, perché oggi i tempi sono talmente ristretti, quindi basta che solo un elemento sia un attimo in difficoltà che si possono perdere dei momenti preziosi. Senti, dimmi due parole su Giulio Borsari, che personaggio è? Beh, Borsari è un personaggio ormai da anni, non so, sarà da 20 anni che segue le corse, quindi già i tempi... Dice sempre che è stufo, ma va bene. Eh sì, Borsari poi... io e Borsari siamo molto affiatati, lavoriamo bene, a me piace molto lavorare con Giulio. Ovviamente quando ci sono dei momenti un po' così di crisi, anche lui sente gli anni di questo lavoro, però in questi ultimi anni le cose sono andate abbastanza bene e mi piace, perché Borsari è un uomo che è così, anche molto modesto, non è che quando faccio qualcosa ti viene, si esalta, diciamo, nel successo, però basta uno sguardo, io lo vedo. Per esempio Lombici era molto felice, quanto felice, esatto. Ingegner Forghieri, quali sono i sacrifici più grossi che sopportano gli uomini della Ferrari? Le loro famiglie li vedono meno spesso di quanto vorrebbero vedere. Questi sono i sacrifici. Indubbiamente, per altro canto, sono fortunati perché fanno un lavoro che io credo loro amino, mi auguro che loro amino, perché non si può, secondo me, fare il meccanico per vetture
da gran premio se non si ama il proprio lavoro, perché è un lavoro che richiede troppo. E poi c'è la possibilità, come capita spesso in questi tempi a Scintilla Tramonti, di salire su un podio e bere tanto champagne. Ecco, questo è uno dei lati positivi della gara, diciamo, no? Del loro lavoro. Certo che Scintilla è un pochino particolare, ci riesce in modo certo.